Lucio Nichinonni, nuovo assessore della Giunta Bandecchi. Per lei ci sono un paio di deleghe, in particolar modo, che la impegneranno molto. Partiamo dal personale. Ha già avuto modo di fare una prima, tra virgolette, indagine, oppure ancora è in attesa, ecco, dei primi incontri? No, sono in attesa del primo incontro che avverrà probabilmente domani mattina con il dirigente, dove prenderò, diciamo, possesso delle prime carte. Comunque un organigramma di massima di tutto il personale dipendente del comune già è in mio possesso. Ho fatto una verifica generica, è chiaro che normalmente l'assessore, diciamo, seguono un indirizzo politico, anche per quanto riguarda il personale dipendente si vedrà in base alle esigenze, se ci saranno delle esigenze eventualmente di fare qualche spostamento in base a quelli che saranno gli indirizzi che ci darà il sindaco, il vice sindaco e la giunta nell'insieme. Ecco perché infatti nel documento amministrativo sintetico di Bandecchi si parla di redistribuzione delle professionalità del comune, tirando in ballo anche le partecipate. Ovviamente se ne dovrà occupare lei. Sinceramente di questo aspetto non me ne è stato parlato, quindi anche questo mi riservo magari di parlare con il sindaco e il vice sindaco e poi verificare questa cosa. Secondo aspetto, rapporti con la Fondazione Carit. Nella precedente giunta se l'era tenuta il sindaco questa delega, adesso tocca a lei. Anche su quel fronte ovviamente ci sarà da lavorare molto. Sì, questo è l'aspetto che più è interessante del mio mandato perché la Fondazione Carite rappresenta per la città di Terni un valore assoluto. I progetti, qualsiasi tipo di progetto, diciamo, se non interveniva spesso la Fondazione Carite, soprattutto in questi ultimi anni, credo che la città avrebbe avuto un declino ancora maggiore rispetto a quello che purtroppo stiamo verificando. Ma oltre alla Fondazione Carite mi interessa pure tutto quello che riguarda gli altri enti di sussidiarietà, quindi tutto il terzo settore per intervenire laddove possibile, dove il comune chiaramente non può intervenire perché solo con i dipendenti non è possibile intervenire su tutti i fronti, lavorare appunto sul terzo settore perché soprattutto a beneficio, diciamo, degli ultimi, delle persone che hanno bisogno, di tutta quella parte di popolazione che è un po' dimenticata.